Il nuovo documento di consenso sulla gestione della terapia antitrombotica nei pazienti con fibrillazione atriale che vengono sottoposti ad angioplastica coronarica ha confermato come la triplice terapia, costituita dall'anticoagulante orale e due antiaggreganti piastrinici, debba essere il trattamento di elezione per la maggior parte dei pazienti, riservando la duplice terapia, l'anticoagulante orale e un solo antipiastrinico, a quei pazienti che hanno un rischio emorragico particolarmente elevato. Ma la sostanziale novità di questo documento è l'accento che viene posto sul ruolo dei nuovi anticoagulanti orali che dovrebbero rappresentare il farmaco da preferire ogni qualvolta si utilizzi in combinazione con agenti antipiastrinici. E oltre a questa raccomandazione che emerge sostanzialmente per la prima volta, ci sono anche delle indicazioni sulle dosi adeguate da utilizzare in combinazione con antipiastrinici e le dosi adeguate sono rappresentate per il dabigatran tanto da quella maggiore quanto da quella minore in base al rischio emorragico del paziente, mentre per quanto riguarda rivaroxaban va utilizzata la dose ridotta di 15 mg perché è quella che è stata studiata nello studio PIONEER. Per quanto riguarda invece apixaban e redoxaban, gli studi sono tuttora in corso, ma in attesa dei risultati di questi, la dose raccomandata è quella piena che è stata utilizzata negli studi per la fibrillazione atriale.